Dopo la strage di Parkland aumenta il numero delle aziende americane che hanno deciso di dire no alla cosiddetta lobby delle armi della National Rifle Association. Ultime in ordine di tempo, due compagnie aeree, la Delta e la United, che hanno annunciato di aver contattato la NRA per informarla che metterà fine al contratto per le tariffe agevolate a loro dedicate finora. Ma non solo gli aerei, i dipendenti e i dirigenti della NRA non avranno più agevolazioni per affittare delle auto se vorranno sottoscrivere una polizza assicurativa o comprare una casa. Niente più carta di credito personalizzata con la First National Bank. E il tantam utenti e aziende continua in rete. L'hashtag boycott NRA è diventato il trend più popolare su Twitter.